Ok, allora, riprendiamo. Dobbiamo adesso agganciare il nostro database alla nostra applicazione. Quindi partiamo dalla home page, che è la cosa più facile in teoria. Quindi prendere tutti i post che abbiamo. Quindi qui nella root cosa scriveremmo? No, vogliamo prendere tutti i post del nostro database. Sì, dovremmo aprire la connessione, creare il cursore, ma non lo andiamo a fare qui. Non andiamo a farlo nel metodo, andiamo a farlo su un altro file. Quindi qui, se lo facciamo su un altro file, qui nel metodo, cosa qui in questa route cosa scriviamo? Quello è sempre relativo al database, quindi lo facciamo da un'altra parte. Qui che cosa dobbiamo passare al template? Cosa dobbiamo passare al template qui? Che informazioni dobbiamo passare al template qui? Al template. Cosa dobbiamo passare al template? Un dizionario che si chiama? Postos. Quindi iniziamo intanto a creare una variabile che si chiama postos, per esempio. Poi abbiamo detto che tutte le operazioni sul database le facciamo in un altro file. Quindi come facciamo a passare informazioni da un altro file a qui? Che cosa possiamo scrivere dopo post uguale per prendere dei dati da una certa parte e portarli qui e usarli qui? Scusa? Request a che cosa? Noi possiamo anche andare un pezzo avanti. Creiamo un nuovo file che si chiama postos. DAO.python. E qui andremo a scrivere le query, la connessione, eccetera. Ok. E qui faremo import SQLite3. E qui dovremo scrivere le connessioni, eccetera. Ma noi dovremo fare varie operazioni. Dovremo fare la select di tutto, la select di un singolo post e l'inserimento in questo momento. Non possiamo scrivere qui tutto di fila. Perché se no eseguiremo tutte le volte la select di tutto, la select di un singolo elemento e l'inserimento. Invece noi vogliamo farlo in maniera programmatica, vogliamo farlo solo in certi momenti. La index farà la select di tutto, il form farà l'aggiunta di un nuovo post. Quindi, che cosa dobbiamo scrivere qui per fare solo un pezzo, per eseguire un pezzo di codice che poi possiamo richiamare dall'altra parte? Una. No, non una root. Qui non siamo neanche in Flask, quindi qui tutto quello che c'è di Flask non funzionerebbe. Una funzione, sì. Era facile tanto quanto una funzione. Ok, quindi chiamiamola getPostos. Dobbiamo passare dei parametri a questa funzione? Dovremmo passare dei parametri a questa funzione, secondo voi? No, anche secondo me. Dobbiamo importare sicuramente DB Interaction. Dopo. Ah, perché non si chiama DB Interaction? Perché si chiama Post DAO. Ok. E quindi qui diremo postsDAO.getPost, che al momento non esiste, ma andiamo a crearlo. Ok? Quindi in postDAO andiamo a creare la funzione che ci serve per prendere tutti i post.
Quindi def get posts e poi ci sarà un return di qualcosa che ci preoccuperemo dopo. Ok, ora, cosa deve fare questa get post? La query. Iniziamo a definire la query. Chiamiamola SQL uguale select asterisco from posts. Ok, poi, prima o dopo la query, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire la connessione al database, no? Quindi facciamola prima, ma con uguale SQLite3 che abbiamo importato, punto connect e il percorso dove si trova il database. Dove si trova il database? No, noi siamo già dentro DB Flask perché il file post dentro DB Flask, quindi solo DB e blog.db. blog.db. Ok, e qui c'è la select, poi il cursore. Quindi possiamo chiamarlo cursor uguale, il cursore si crea dalla connessione. No. Poi? Quindi primo passo definire la query, secondo passo aprire la connessione, terzo passo definire il cursore, poi possiamo anche, se volete, chiudere il cursore, così ci ricordiamo, e chiudere la connessione. Ok? Così abbiamo... Poi fatemi mettere il cursore vicino alla connessione, così abbiamo connessione, cursore, query e chiusura delle due cose. Ok. Select. Deve essere eseguita la query. Quindi la query la eseguiamo dal cursore. Cosa usiamo? Usiamo fetch all o fetch one? Ah sì, prima dobbiamo eseguirla, scusami, hai ragione. Dobbiamo eseguire la query. Pardon. Dopo averla eseguita, cosa usiamo? Fetch all o fetch one? Che è la stessa domanda di prima. Fetch all perché questo è un select asterisco e potenzialmente potremmo avere più risultati. E questo dobbiamo salvarlo in un... Possiamo metterlo in posts al momento. E poi ritorniamo posts. Ok? Manca qualcosa? Post se è una tupla. Cosa ha fatta? Ma messo in un dizionario. Sì, come l'hai chiamato? Dizionarizzata? Va dizionarizzata, sì. Al netto di dizionarizzare posts? Proviamo a eseguirlo intanto, come tupla, poi lo... E facciamo un print qui. Sappiamo che poi non funzionerà il sito, ma intanto facciamo un print per vedere cosa succede. Notate che qua facciamo un print, non scriviamo app.logger, perché qui non c'è nessuna app. Questo è un file Python, qualunque, che viene importato dentro Flask, ma qui dentro non c'è niente di Flask. Al momento. Potremmo portare l'app passandola come parametro, per esempio, ma... Al momento, diciamo, per debug, vediamo il risultato. Quindi lanciamo l'applicazione Flask e eseguiamo la home, perché sennò non eseguiamo la query. Qui ci dà un errore. Che va bene, è l'errore della visualizzazione, ma tolto l'errore. A un certo punto, ecco, c'è la nostra tupla, che in effetti è il nostro... la nostra lettura dal database che ci fa vedere l'ID, il titolo, la data,
il tag, la descrizione e l'utente, e nelle due tuple. Ora, noi possiamo dizionarizzare a mano il tutto, oppure possiamo farglielo fare da SQL Lite, e sulla connessione c'è questo attributo che si chiama Row Factory, che permette di essere impostato a, vediamo se mi ricordo, dovrebbe essere così, permette di essere inizializzato a questo tipo row. Questa row factory è quella che ci alla fine restituisce la tupla. Quindi di default questo row factory è inizializzato a tupla. Noi possiamo dire che non vogliamo una tupla, vogliamo questo row, questa riga. Questo row è un sovrainsieme, una specializzazione di un dizionario. Quindi noi possiamo usarlo come dizionario, usando le chiavi delle colonne, le chiavi degli attributi, come fossero chiavi del dizionario. Lui in realtà è internamente un po' più di un dizionario. Però se noi mettiamo quella riga, al netto che, e se non l'ho scritta giusta, la cerchiamo un attimo sulla documentazione, ma se l'ho scritta giusta, vedete che intanto il sito appare, cosa che prima invece non succedeva, e se noi andiamo al print, che c'è ancora, vedete che adesso ci dice SQL Row Object e virgola SQL Row Object, quindi non riesce a visualizzarceli come dizionari, però poi Jinja, da questa parte, riesce a visualizzarci tutto come dizionario, perché lui si aspettava tutti gli attributi come dizionario. Perché appunto questo row è in realtà internamente costruisce a partire da un dizionario. E dato che noi abbiamo chiamato esattamente gli attributi nel database come gli attributi del dizionario che leggiamo nel template, tutto funziona. Se ne avessimo dato altri nomi, avremmo dovuto fare un mapping a mano tra i nomi del database e i nomi del template. Però se voi ricordate, nella index la chiave del titolo si chiamava title, la chiave del tag si chiamava tag, la chiave di content si chiamava content e la chiave di date si chiamava date. Quindi tutto in maniera identica a quello che c'era nel database, quindi automaticamente visualizziamo tutto. Ok? Quindi abbiamo aggiunto questa funzione che apre la connessione, dice che vanno restituite non come tuple ma come questi dizionari, quindi la dizionalizzazione automatica. Abbiamo aperto il cursore, fatto la query, chiuso il cursore e chiusa la connessione. Questo print si può adesso togliere perché tanto non ci serve. E ritorniamo per ultima cosa, dopo aver chiuso il cursore e la connessione, i post, che sono quelli che ci servono, e in app questa pagina funziona a questo punto perché, ripeto, in post ci sono esattamente, c'è un dizionario alla fine con esattamente le stesse chiavi che già avevamo prima, perché avendo costruito il database esattamente come avevamo costruito prima il nostro array, abbiamo fatto prima. Se no andava fatto il mapping, che titolo diventava title, eccetera, e quello era manuale. Ok, ora questa pagina funziona, però solo questa, perché tutto il resto ovviamente ancora utilizza la variabile globale che avevamo prima, che adesso non abbiamo più. Quindi, come modifichiamo questo secondo metodo, questa seconda route? Cosa scriviamo qui? Questa è la singola pagina del post. Esatto, chiamiamo post DAO, punto un'altra funzione che adesso non abbiamo, che dobbiamo creare,
get post magari singolare, in cui passiamo l'id del post che vogliamo visualizzare, id che prendiamo dalla URL. Post DAO, DAO sta per Data Access Object, ed è un pattern di programmazione che prevede un file in cui si accedono appunto alle strutture dati di un database, per tipo, in questo caso post, ed è un pattern di programmazione tra i vari, che è ampiamente usato in Java, ma non è vietato usarlo anche in altre strutture. E l'equivalente di prima è il nostro DB Interaction, però è il punto di accesso a tutti i dati che sono relativi ai post. Quindi per quello ho usato però il termine DAO, perché è il Data Access Object per i post. Quando avremo gli utenti avremo anche un user DAO, che sarà il punto d'accesso per le informazioni sugli utenti. È un pattern di programmazione. Quindi adesso possiamo definire l'altra funzione, che è getPost, che prende un singolo ID e ritornerà post. E fatemi stoppare il server. Ok, come prima, cosa facciamo qui? Adesso questi tre metodi, queste tre funzioni che faremo saranno molto simili l'una con l'altra, no? Cosa facciamo qui? Apriamo una connessione. Faccio copia e incolla. Apriamo una connessione allo stesso database di prima. Impostiamo che le righe che vengono ritornate non sono tuple, ma questo oggetto row che abbiamo detto è un sovrinsieme del dizionario. Apriamo un cursore, chiudiamo il cursore e chiudiamo la connessione. Ok. E definiamo la query. Qui vogliamo un singolo post, quindi così. Select asterisco from posts where id è uguale a punto di domanda, che è il placeholder. Non così. Funziona, ma non così. Quindi punto di domanda. O se volete, visto che prima abbiamo parlato con qualcuno di esame, se volete fare così all'esame, poi tornate all'appello dopo. Ok. Punto di domanda. Query. Poi? Cosa facciamo? L'esecuzione della query. Execute, esatto. Specificando il parametro che arriva da id. Come lo specifichiamo questo parametro, vi ricordate? Sì, aperta parentesi tonda, id virgola, perché è una tupla, deve essere una tupla. Se noi mettessimo solo id, tra parentesi o solo id senza parentesi, ci darebbe errore. Quindi lui a questo punto si preoccupa di sanificare l'ID se deve farlo e inserirlo in questa query ed eseguire la query. E a questo punto dobbiamo fetch all o fetch one? Fetch one, perché ci aspettiamo che ce ne sia al più uno o niente. Se si usa fetch all su una cosa, ci torna un array con un oggetto, un array di dizionari con un solo entity. E fetch one restituisce non un array ma un singolo oggetto, che è il nostro post, che torneremo. Fetch many, possiamo guardarlo, ce lo dice, mi sa di no.
fetch many fa un fetch di non all, ma neanche di one, ovviamente. Fetch many. Fetch many ritorna al prossimo set, per cui vuole una dimensione, come una lista. Quindi sempre come una lista come prima, ma un certo numero che specificate voi. Voglio i prossimi 5, voglio i prossimi 3. Diciamo che i più usati sono sicuramente one e all, perché tipicamente voglio tutti o ne voglio uno. Quando fetch many potrebbe essere utile se dovete paginare dei risultati. Voglio i primi 20, poi quando vado in un'altra pagina chiedo gli altri 20. Fetch one, a questo punto, questo post è un singolo dizionario, non è una lista di dizionari, che è esattamente quello che stavamo già usando dall'altra parte, perché qui prima c'era solo il singolo post. Se avessimo usato fetch all, avremmo dovuto prendere il primo elemento, l'unico elemento dalla lista, perché sarebbe stato un post solo. Ok, proviamo se funziona. Quindi questa pagina continua a funzionare e adesso funzionano anche le pagine singole, prendendole dal database, al netto dei commenti che sono finti e al netto dell'immagine che, come se ricordate, la calcoliamo automaticamente a partire dal nome minuscolo del titolo. Per cui non abbiamo messo, per esempio, l'immagine, il percorso dell'immagine nel database, ma potevamo mettere il percorso del database nell'immagine. Quindi dire che l'immagine stava in static slash nome dell'immagine. E a quel punto quello era un testo all'interno del database. Ok, l'about non fa niente, l'insert. Qui dobbiamo cancellare entrambe le righe o solo una delle due? Perché? Perché per l'ID ci pensa il database e quindi non vogliamo fare il lavoro del database. Bene. Quindi qui scriveremo posts DAO punto add. Come si chiama l'oggetto? Post, direi. Quindi in questo post noi abbiamo il dizionario in cui c'è il titolo, la data, e non l'immagine, eccetera. Quindi abbiamo tutte le informazioni che ci servono dal form. E dato che abbiamo chiamato il form di nuovo esattamente come i campi nel form, esattamente come i campi nel template, esattamente come i campi nel database, non dobbiamo neanche fare grossi cambiamenti di nome tra una cosa e l'altra, giusto? Perché abbiamo chiamato date, title, content, eccetera. Def add, chiamiamolo add post per coerenza con gli altri. Add post. Return nulla, ok. Allora, copiamo l'apertura e le chiusure delle connessioni e del cursore. Query. Qui dobbiamo aggiungere un nuovo post che ci arriva come dizionario, come dizionario, come oggetto, quindi dobbiamo aggiungerlo al database. Quindi la query sarà
insert into posts. Quanti punti di domanda? Ci conviene scriverlo qui anche. Quindi quali sono i campi che vogliamo riempire nel database? ID no. ID ci pensa il database. ID è l'unico che non vogliamo riempire. Non vogliamo riempirlo apposta, perché così ci pensa il database, a riempirlo in maniera corretta. Quindi non ID. Dopo ID cosa c'era? Titolo. Sì, poi possiamo mettere anche in un altro ordine, ma titolo. Data, tag, data con la E, tag, content, e user ID, perché senza user ID ci darebbe errore, perché sarebbe un constraint non soddisfatto, in quanto non potremmo inserirlo senza quel campo. Valori. A questo punto dobbiamo mettere 1, 2, 3, 4, 5 punti di domanda. Ok. Poi. No, commit di che? Prima dobbiamo eseguirlo. Quindi cursor.execute, SQL, post? No, post di che cosa? Di title, virgola, post di date, perché si chiamano nello stesso modo, post di tag, post di content, e non abbiamo post di user ID. Cosa scriviamo qui? Questo è quello che va inserito nel database, quindi... Al momento cosa possiamo mettere qui? Solo una cosa possiamo mettere. Possiamo passare l'ID alla funzione. L'ID di chi? L'ID del se l'avessimo, sì. Ma non ce l'abbiamo. Non abbiamo ancora l'ID degli utenti in questa applicazione, quindi... Se l'avessimo, sì, dovremmo passargli, o magari dentro post ci sarebbe già l'ID della persona, quindi scriveremo post aperta quadra ID. Ma non ce l'abbiamo. Perché non abbiamo ancora gli utenti nella nostra applicazione, abbiamo solo un'autentica tutti e... Se vuoi possiamo provargli a passare null e poi vediamo l'errore che ci dà. Perché non possiamo passare null? Possiamo passare null, possiamo anche passare, possiamo passare qualunque roba, a parte possiamo passare none, che viene codificato in null, o 15, o virgolette, però ci darebbe errore. Deve essere un intero, però non basta. Deve essere corrispondente. Deve essere corrispondente a quello che c'è nella tabella users. Per cui, se avessimo già degli utenti nel sito, noi avremmo già chiesto quali sono gli utenti. Nel form ci sarebbe già stato in un campo invisibile, in un campo non modificabile, l'ID dell'utente che è loggato, che è quello che sta autenticando, che sta creando il form, e quindi ci sarebbe già uno nella pagina. ID 1 nella pagina, e quindi in questo post ci sarebbe che l'autor, lo user ID è 1, e quindi qui potremmo scrivere post di user ID o post di author o qualunque cosa. Adesso non ce l'abbiamo ancora, quindi per far funzionare la query correttamente, dato che nel database abbiamo un solo utente con ID 1, dobbiamo scrivere 1. Questo perché nell'applicazione non abbiamo ancora gli utenti. Quando l'avremo, tutto questo diventerà una variabile. Sì? Ok, poi? Adesso il commit ci va, sì.
Sì, sì, è sulla connection. Ok? E questo non so perché l'ho aperto, non ci serve più, direi. Quindi abbiamo inserito, qui dobbiamo fare qualcosa dopo l'inserimento? O ci basta così? Ci basta così o dobbiamo fare qualcos'altro qui? Dovrebbe bastare così, proviamo. Allora, qui tutto continua a funzionare perché non abbiamo cambiato niente. Poi facciamo così come ho fatto l'altra volta, nuovo post, qui mettiamo qualunque titolo, il tag lo lasciamo vuoto, tanto non è obbligatorio, il contenuto deve essere almeno di 10 lettere, facciamo crea e lui ci dice post creato correttamente e in fondo, al netto della foto che manca, vediamo il nostro post. Ok, come possiamo fare quello che diceva lei l'altra volta, cioè mettere magari post ordinati per data di inserimento? Perché adesso abbiamo, sono ordinati per ID, essenzialmente. Il primo che abbiamo inserito è quello che non è più vecchio, ma potenzialmente potrebbe essere più vecchio, perché man mano che inseriamo avremo un ID crescente, no? Per esempio. Quindi qui andiamo a dire order by. Che cosa ordiniamo per? Data. In decrescente. Direi. Ah sì, non l'ho lanciato come debug. Vabbè. E quindi, indipendentemente dall'ID, abbiamo quello che abbiamo appena aggiunto come prima posizione e gli altri sotto. E se andiamo a controllare nel database, ovviamente, avendo fatto commit, adesso c'è il nostro terzo elemento, che non è significativo, ma c'è. E se noi lo togliamo dal database, in questo caso l'ho cancellato e salviamo e riaggiorniamo la pagina, ovviamente sparisce, perché non c'è più nel database. Ok? Domande fin qui? Allora, fatemi ricordare una cosa e poi andiamo avanti. Allora, non fatemelo ricordare, fatemelo aprire di là così lo vediamo insieme. Ok, facciamo così. Ora, immaginiamo che qui abbiamo fatto un errore e non abbiamo passato 1, abbiamo passato 0. Ovviamente è un errore, non vogliamo
ripeterlo, no? E cosa succederebbe alla nostra applicazione? Succederebbe che, possiamo provare, aggiungiamo un titolo, aggiungiamo un contenuto, facciamo crea, qui ci dice post creato correttamente e non dovrebbe. E non dovrebbe. Quindi qui è un problema diverso. Interessante. Allora, proviamo, scusate, giusto per... Come no? Vabbè, e ha deciso di smettere di funzionare. E stavamo dicendo che immaginiamo che per esempio non si ci dimentichiamo di mettere user ID e volessimo creare un nuovo post. Vabbè, ci darebbe ovviamente accidenti. Un errore qui perché ho sbagliato a creare un errore. Va bene. Non riesco a ricreare l'errore che volevo. Però immaginiamo che la creazione di un post ci dia errore. Adesso cosa succederebbe se la creazione di un post ci dà errore? Esatto, mostrerebbe qui, adesso facciamolo, mostrerebbe qui post creato correttamente lo stesso anche se non, sarebbe, anche se non viene creato correttamente. No? Se ci fosse un errore di qualche tipo nella creazione del post, per esempio, non lo so, ci dimentichiamo il commit, o qualunque cosa possa succedere qui. Quindi noi vorremmo
che in caso di errore col database, qualunque sia l'errore, qui non fosse scritto post creato correttamente se c'è un errore. Allora, quello che potremmo fare è, fatemi andare a cancellare questo post che ho appena creato, è andare a intercettare l'errore, per esempio. Quindi potremmo dire che proviamo a eseguire l'execute. Se l'execute va a buon fine, facciamo commit. Altrimenti stampiamo l'errore e torniamo alla versione precedente. Allora, questo, se non ricordo male adesso, se noi lo facciamo senza l'ID dell'utente, giusto per provare a scatenare un errore che riusciamo a scatenare, ieri quando l'ho provato riuscivo a scatenare tutti gli errori di questo mondo. Ok. Ci viene, adesso che abbiamo intercettato l'errore, ci viene post creato correttamente, ma ovviamente non l'abbiamo creato. Perché? Perché abbiamo intercettato l'errore e l'abbiamo stampato nel server, no? Questo perché noi ovviamente siamo in modalità debug, quindi adesso l'errore viene visto nel browser, però se ci fosse un problema col database di qualche tipo, voi non vorreste che le persone che utilizzano il vostro sito vedano la schermata d'errore di Flask. Vorreste che ci sia un messaggio d'errore qui, che gli dica post non creato correttamente. Riprova, contatta l'amministratore, qualcosa. Sicuramente non post creato correttamente, quando non lo è, se c'è un errore vero e proprio. Ora, come potremmo fare? Adesso, come potremmo fare a passare questa informazione sull'errore alla nostra pagina? Quindi se va tutto bene, perfetto, post creato correttamente. Se non va bene, impossibile creare il post. Per esempio, potremmo avere success uguale false, e se riusciamo a fare il commit lo mettiamo a vero, e lo restituiamo in ogni caso comunque. Quindi l'abbiamo inizializzata false, mettendoci nell'opzione ci sarà un problema. Se non c'è un problema lo mettiamo a vero, se c'è un problema rimane a falso e ritorniamo poi vero o falso in base al risultato. A questo punto questo add post ci restituisce qualcosa a differenza di prima. Quindi in app.py questo post DAO add post ci restituisce un success oppure no, e quindi potremmo dire se success allora mostriamo post creato correttamente, altrimenti se è false potremmo scrivere errore nella creazione del post, riprova. E se ricordate, questa era la chiave che poi Bootstrap utilizzava per renderizzare colorato la barra in alto, che success era verde, warning è giallo e danger è rosso, quindi nel caso di un errore potremmo usare la versione rossa che è danger. Quindi se noi adesso
riproviamo nella modalità, diciamo, errore. Vediamo che c'è il messaggio d'errore, errore nella creazione del post riprova invece di successo, perché in questo caso non siamo riusciti a creare correttamente il post. E se volessimo potremmo anche portare indietro dal server, ma in questo caso non serve perché non è una qualcosa che l'utente che usa il sito può farci con un errore nel database. Non è colpa sua se manca una chiave esterna o se non hai specificato l'ID dell'utente. Sicuramente, quindi non è qualcosa su cui puoi agire. Potremmo anche portare indietro, invece che solo true o false, il messaggio d'errore e visualizzarlo, per esempio. Ok, ora rimettiamolo a che funzioni. Quindi qui era user ID e qui manca un punto di domanda. E qui manca un 1. E a questo punto, se ne facciamo un nuovo post, e non dovremmo più vedere nessun messaggio d'errore e vediamo il nostro post creato correttamente. Ok? Tutto questo in base a come abbiamo fatto l'applicazione l'altra volta senza modificare i template, perché ci siamo allineati esattamente agli stessi termini che abbiamo usato l'altra volta e quindi non abbiamo dovuto modificare nessun template, nessun niente. Avessimo usato altri termini avremmo dovuto andare a modificare a mano i template, ma visto che siamo rimasti coerenti ci sono meno modifiche da fare. Ok? Domande? Ok, allora proviamo a adesso a far funzionare i commenti. Perché al momento non funzionano, no? Erano statici. Allora, cosa ci serve per far funzionare i commenti in generale? Quali sono le modifiche che dovremmo fare per far funzionare i commenti? Con la versione attuale del sito, dell'applicazione. Proviamo a pianificare cosa dovremmo fare. Noi vogliamo abilitare i commenti qui. Quindi la possibilità di inserire un commento. Però l'input testuale da solo non ci fa niente, giusto? Perché dobbiamo inviarli, per inviarli ci serve un form. Quindi dobbiamo creare un form con l'input testuale e un bottone invia. All'invio, come facciamo per il post? Controllare tutto e salvarli sul database e poi leggerli, va bene. Ma i commenti sono legati a un singolo post, no? Perché questi commenti dovrebbero essere del post CSS, mentre i commenti che ci sono qui, che adesso sono identici perché sono statici, dovrebbero essere diversi potenzialmente. Ok? Quindi, come struttureremmo il database per collegare i commenti ai post? Una per il blog post, uno per il post, uno per il commento. Ok, facciamolo. Quindi riapriamo il nostro database. Ovviamente questo lo stiamo facendo a pezzi, no? Però se voi partiste con delle specifiche di un'applicazione web fareste il database giusto al giorno zero, non è che andate ad aggiungere pezzettini di volta in volta, ma noi lo stiamo facendo a pezzi, quindi a un certo punto aggiungeremo informazioni sugli utenti.
Quindi creiamo un'altra tabella, innanzitutto creiamo la tabella commenti, che ci serve. E la tabella commenti, come prima, che colonne ha? Ha sicuramente un ID, che è chiave primaria e che si autoincrementa. E sì, non l'avessi stoppato. Cosa avevamo messo nei commenti? Mi sembra solo il contenuto. Sì, il contenuto, non c'era neanche l'autore. Quindi potremmo... Dove è finito? Mettere un secondo campo che è il contenuto, che è un testo, e non può essere vuoto, perché un commento vuoto non ha senso che esista. E volendo, anche qui potremmo dire che il commento è legato a uno specifico autore, se volessimo che solo le persone autenticate lasciano commenti, altrimenti possiamo lasciarlo libero e chiunque può lasciare un commento. Cosa facciamo? Ci piace chiunque, allora lasciamo chiunque, ok. E poi, cosa dobbiamo fare? Non si possono fare tutte le cose. Cioè, nel senso... Sì, si potrebbero fare. Sì, dovresti poi dovresti avere un utente fittizio per mettere l'ID dell'utente nel database, però. No, oppure se è noto, non puoi sostituire da file con... Sì, con un... Con che cosa? Perché se è la chiave esterna... Se noi diciamo, ho fatto prima, che ci deve essere una chiave esterna, che è la chiave dell'ID utente, se l'utente non c'è, che chiave metto? O accetto che quello sia un null, però poi che sia una chiave esterna nulla suona strano. Se no dovrebbe avere un utente anonymous che ha l'ID 0 e quindi sta sempre, o l'ID 1, e sta sempre, quando è anonimo, quando non è loggato, prende l'utente anonimo. Potrebbe anche essere così. Poi abbiamo detto che ci serve una tabella. E come la chiamiamo questa colonna? Questa è la tabella? Prima della colonna? Il nome della tabella. Cosa c'è già? Ok, abbiamo creato una tabella dei commenti, che ha un ID del commento e il testo del commento. Poi abbiamo una tabella dei post, che ha l'ID dei post e il contenuto del post. Ed è collegata a una tabella degli utenti, che ha la lista degli utenti. E il nostro post, stiamo dicendo che per ogni post è scritto da solo un utente, e un utente può scrivere molteplici post. Questo è quello che abbiamo detto finora. Quello che mi pareva di aver capito è che volessimo avere... E la possibilità di dire che un commento appartiene a un post. Ma non si potrebbe mettere nella tabella dei commenti una colonna con l'ID del post? Sì, un commento appartiene a un singolo post. Ok. Come ho fatto prima per... Ok, quindi... Sì, salviamo. Quindi qui che cosa devo aggiungere? Post ID. Che sarà un intero, non nullo, e sarà una chiave esterna per post ID. Giusto? Però? Sì, se usassimo quello come numero avremmo numeri sfalsati. Perché avremmo. Mettiamo che la chiave primaria è composta da ID del post più ID del commento. L'auto increment tiene conto di questo o no? No, l'auto increment appartiene a un solo campo, a una sola colonna, quindi apparterebbe solo alla prima delle due.
No, in ogni caso non risolverebbe, perché l'id del commento lo leggeremmo, l'id del commento chiave congiunta la leggeremmo nella tabella dei commenti, quindi comunque ci sarebbe commento 1 post 5 e commento 3 post 5, quindi avremo 15 e 35. Quindi quello che potrebbe servirci è forse una data, se vogliamo, no, numerarle, oppure se ci va bene l'ordine qualunque, usiamo l'ordine, tanto in teoria sono inseriti in ordine di, dal più vecchio al più nuovo. Ma però potremmo avere una data, i commenti in genere hanno una data, hanno l'autore e quant'altro. Ok, quindi abbiamo aggiunto una tabella. Allora, adesso viene il bello, single. Togliamo per il momento il numero dei commenti. Cosa dobbiamo fare qui nel template? Proviamo a farlo nel template e poi portiamo indietro quello che ci serve. Qui non dobbiamo più scriverli così, ma dobbiamo, questo può essere invece che numerato, può essere normale, così perdiamo, bah, anche numerato, possiamo lasciarlo. Con OL, cosa dobbiamo fare qui per visualizzare tutti i commenti? Sì, dentro OL o fuori da OL? Dentro OL. For comment in comments. And for, e qui andremo a scrivere comment.content, l'abbiamo chiamato? E questo è fatto. Ora qui dobbiamo far arrivare un comments. Qui siamo in single. Quindi, in app, single è questo. Quindi qui dobbiamo anche far arrivare un comments uguale comments. Cosa scriviamo qui? È la prima domanda che abbiamo fatto quando abbiamo fatto questo esercizio. Cosa scriviamo qui? Esattamente la prima identica domanda che abbiamo fatto, la riga 17. Cosa scriviamo qui invece che scrivere quella che ho scritto la riga 17? Eh? Sì, post DAO. E ha senso usare post DAO perché commento è un qualcosa che appartiene al post, non ha senso di vivere nel nostro sito senza un post, un commento. E punto get comments. E dobbiamo passare l'ID del post, per quale vogliamo i commenti. Perché sennò quale prendiamo? Ok, e qui a questo punto, fatemi fare copia e incolla di questo, che tanto è quello che ci serve, più o meno, e qui andiamo a chiamarlo getComments di ID. La query, select asterisco from comments e basta. Lo stiamo prendendo anche? Sì, e al massimo non lo usiamo. Select content. From comments where post id uguale punto di domanda. Bene. Execute SQL tupla id. Questo non è più post ma è comments.
E questo non è return post, ma è comments, così. Giusto? E se avessimo fatto select asterisco avremmo ritornato due oggetti, ma avremmo poi comunque usato solo il content. Adesso non ci cambia niente. Più avanti potrebbe cambiarci, ma lasciamo content per ora. Ok, a questo punto ritorniamo comments. Qui abbiamo preso commenti, li passiamo e in teoria dovremmo vederli. Se li avessimo, dovremmo vederli. Quindi proviamo ad aggiungere qualche commento al database, un paio, giusto per... Quindi comments, browse data, aggiungi, l'ID si incrementa da solo, contenuto, bellissimo posto, usiamo gli stessi che avevamo prima. E il post ID mettiamo 1 e poi aggiungiamo un altro. Grazie. Grazie, post ID, mettiamolo 1, così almeno vediamo due commenti sullo stesso post. E aggiungiamone un altro anche all'altro post, giusto per avere un po' di... Terzo commento? E questo è sul secondo post, non so cosa sia, ma il secondo post. Ok, salva. E proviamo, in teoria. E beh, qui i valori non sono ancora corretti, quindi non importa. Ah sì, bisogna anche sistemare le URL, va bene. Facciamo dopo. Schiacciamo su HTML e vediamo che qui c'è il commento dell'Ether. E qui invece ci sono i commenti positivi. Ok? Poi in realtà dovremmo sistemare le URL nel index. Esatto. Questo deve avere la stessa URL di questo. Non abbiamo un'ancora commenti, e qua scriviamo vedi commenti, e basta. Perché qui c'è vedi commenti, se io schiaccio qui, ovviamente non ci sono commenti, se io schiaccio qui compaiono i commenti, e se io schiaccio qui compare il commento dell'Ether di prima. Possiamo ancora sistemare una cosina, che potrebbe essere che se non ci sono commenti non facciamo vedere proprio l'intera sezione. Quindi, vi ricordate com'è l'if? Come si fa l'if in Jinja? If, e poi? E poi? Non ci abbiamo un if da qualche parte? Non ancora, non, no, vero? Così da vederlo. Sì, nella... qui. Quindi if direttamente l'oggetto con l'eventuale sua chiave, questo era un dizionario, e poi c'è l'else, poi c'è l'endif. Quindi nel nostro caso potremmo dire if comments.length. È maggiore di 0. Per esempio, e poi qua potremmo mettere endif,
Certo, perché questo è... Perché questo è Python, quindi è len di commenti maggiore di 0. Ma non gli piacerà a Ginja. Cosa bisogna usare? Così? E il maggiore? Dopo. Ok, però questo ce l'aveva e quindi... Ok, qui invece, che non ci sono commenti, non lo vediamo. E vi ricordo che appunto il pipe applica quello che c'è dopo a quello che trova a sinistra. Ok? Bene, se non avete domande, buona serata e buona continuazione di settimana.